La vita non uccide, nuovo EP che arriva dopo un percorso insomma, che ti ha messo sotto i riflettori, ma in realtà tu hai già un background insomma, di pubblicazioni, un percorso già ben avviato. Quindi che artista ritroviamo in questo disco? Cosa è cambiato? Cosa ci racconti? Allora, sicuramente un'Angela cresciuta rispetto agli scorsi lavori, un'Angela che ha voglia di essere vista finalmente, e un'Angela vera. Cosa ti mancava rispetto all'essere vista di prima? E forse, ecco, cioè mi sono chiusa un po'. Mi ero chiusa un po' in me stessa e avevo questa esigenza di mostrarmi e quindi ho deciso di fare questo percorso ad amici e ora si ricomincia, cioè si incomincia. Un po' una terapia d'urto, Sì, allora. assolutamente. Il primo flash è sicuramente un'emozione grandissima, comunque averlo in mano. Però anche un po' di timore, cioè spaventata un po' di quello che verrà. Che non dipende più da te in È questo che non caso. dipende più da me, esatto. Quindi sulla risposta che avrai dall'esterno, Esatto, perché sì. sei una che teme il giudizio. Ma un pochettino lo temo. Però allo stesso tempo io sento proprio la necessità di venire, cioè di essere compresa. Quindi il mio è proprio cioè una voglia di. Cioè c'è voglia solo di essere capita. Di andare a Di andare a. fondo. Sì. E questo percorso ti ha anche personalmente aiutato in questo senso? Assolutamente, assolutamente. Dico sempre che io sono entrata che ero una ragazzina e ora cioè mi sento una donna. E mi è servito il percorso sicuramente a farmi capire che mi basto da sola, cioè comunque affrontare le tue paure da sola senza l'aiuto di amici, delle persone che ti stanno a cuore. All'inizio può sembrarti l'abisso, però poi dici no, io mi basto da sola, quindi poi te la porti dentro anche fuori questa cosa. E la musica in sé ti ha aiutato? Assolutamente, la musica mi aiuta da sempre. Scrivo per questo. L'ho sviluppato quando avevo passato un brutto periodo e quindi mi dicevo che palle, che vita di merda, no? La prima cosa che mi ero detta è questa. Poi scrivendo questa canzone ho capito che in realtà la vita è meravigliosa e non potrà mai uccidere tutte le cose belle, tutte le emozioni che ci regala ogni giorno, quindi un Nonostante po' tutto. nonostante tutto, esatto. Però la scrittura non è, cioè all'interno della scuola non è cambiato in realtà, è cambiato soprattutto l'approccio magari al canto, quindi in qualche modo conoscendo a fondo al meglio comunque la mia parte vocale, sento che magari anche per quanto riguarda l'aspetto di top line, eccetera, sicuramente mi ha aiutato. La scrittura no, è una cosa troppo personale per essere boh, stravolta. Di base, quando vado in studio, io cerco sempre di non andare lì con una reference, no? Cioè, di lasciarmi ispirare un po' da quello che è il flusso del momento. Quindi, ti dico, boh, iniziami a fare due accordi di synth, poi ci facciamo il basso sopra, oppure partiamo da una linea di basso così e costruiamo insieme la roba. Quindi, cioè, senza reference, senza, cioè, solo con quello che ci porta quel momento. In realtà scopri che in realtà il mondo è bello, cioè, c'è una vita fuori, dal bunker, cioè. Una vita diversa comunque, una vita magari un po' più con un'aspettativa un po' diversa di viverla al meglio comunque. Sto vivendo, semplicemente. Quindi rispetto, tu prima parlavi anche di paure con cui sei entrata, il confronto con coetanei che hanno le tue stesse ambizioni, sogni, percorso artistico, insomma, che vogliono calcare da qui in avanti, ti
ha aiutato a mettere a fuoco qualcosa di più? Sì, certo, è sempre bello condividere quello che ti piace, cioè con qualcuno che ha la tua stessa passione. Ma io da sempre mi circondo, per fortuna o per sfortuna, di persone che fanno il mio stesso lavoro. Quindi anche tutti i miei amici cantano ed è una cosa positiva, cioè almeno per me c'è sempre uno scambio comunque di opinioni, no? È bello. Quindi rispetto a quello che ti eri proposta in qualche modo di raccontare di te attraverso lo schermo, pensi di aver raggiunto tutto? C'è qualcosa che dici questo, forse non sono riuscita del tutto a raccontarlo? Beh, forse solo la mia vena un po' più spensierata, meno pesante. Forse questa è l'unica cosa di cui magari mi rammarico. Per quanto fitta. Sì, però boh, venite agli store e vediamoci. A parte il tutto il tour che è pieno di store, sicuramente ci saranno appuntamenti in giro per l'Italia dove suonerò. E poi nulla, voglio continuare a scrivere musica. Grazie. Ce l'auguriamo.